Parker. Thank you.
sette minuti. Allora, siamo qui con Mister Caputo, allenatore degli allievi del Castrum Bianelli. E dopo due sconfitte in casa andiamo ad Acerenza, Mister, 12-4, un grandissimo risultato. Allora, ci racconta un attimino com'è andata la partita? La partita è andata che siamo partiti subito forte, devo dire, i ragazzi l'ho chiesto di avere concentrazione dal primo minuto. E così è stato, infatti siamo partiti forti, siamo andati in vantaggio, abbiamo fatto il secondo gol, poi abbiamo avuto un attimino di quel problemino che abbiamo sempre durante le partite di blocco, e questo non deve succedere. Però devo dire che dopo sul 3-2 abbiamo fatto il 4-2, poi la partita si è messa in scesa, abbiamo meritato la vittoria. Quindi è stata una bella partita, i ragazzi si sono divertiti naturalmente. Questa è la cosa più importante, perché i ragazzi si devono divertire. Poi penso che se la partita l'abbiamo avuta in mano sempre noi, naturalmente i ragazzi l'ho visti molto tonici, ci volevano riprendere da due sconfitte consecutive. Naturalmente con Pambianco di ritorno dopo l'espulsione dell'altro giorno che abbiamo visto tutti, queste sono cose che non devono succedere. Assolutamente no, non devono più succedere, perché io penso che con il Maschito abbiamo giocato contro una buona squadra, e al di là del singolo episodio che l'arbitro ci poteva dare o non ci poteva dare il rigore, io penso che è stato fatto un grande errore che non deve più succedere. Guarda, mister, io mi permetto di dire, sono venuto al primissimo allenamento che ha fatto con questi ragazzi, ho visto loro come giocavano, come si allenavano. Ci sono stato qualche sera fa, dopo un pochettino di tempo, ho visto che parecchi ragazzi hanno avuto dei miglioramenti enormi. Penso che anche questo, al di là dei risultati, abbia un'importanza all'interno di tutto l'organico, vero? Molto importante. Io voglio fare una precisazione. Voglio fare una precisazione importante, perché forse ci dimentichiamo, per qualcuno, molte persone che si dimenticano. Noi siamo partiti il primo settembre. Primo settembre con ragazzi che addirittura non sanno che cosa vuol dire un campionato. Quindi già questo ci deve far riflettere. Siamo partiti il primo settembre, abbiamo cominciato a fare preparazione, eravamo... si sentiva parlare, ma con questa squadra dove vogliamo andare? Che vogliamo fare? Con il mister che così e così. Io penso che stiamo facendo qualcosa di straordinario, al di là di come andrà a finire il campionato, perché penso che abbiamo fatto qualcosa di importante da settembre a oggi. Poi naturalmente ci sono le sconfitte, perché ci sono anche le squadre che hanno qualcosa in più di noi, bisogna riconoscere. Quindi voglio fare questa precisazione, perché devo dire che insieme alla prima squadra ci sono gli allievi che stanno facendo qualcosa di straordinario, però naturalmente dobbiamo mettere la continuità. Quindi mister, globalmente un grande castrum, sì veramente un grande castrum, sia con la prima squadra, che pure si pensava che non si andava bene facendo la C1, invece stiamo dimostrando che stiamo facendo una grande C1. E i ragazzi, a questo ci aggiungiamo il campionato allievi dei ragazzi, che stiamo facendo qualcosa di straordinario. E vorrei fare un'ultima analisi.
Siamo partiti in campionato, abbiamo perso diciamo tre partite con il Paterno in casa, che ce la siamo giocata fino all'ultimo minuto, abbiamo perso 4-3, però non ci dobbiamo dimenticare che, non ci dobbiamo dimenticare che primi in classifica. Con il Maschito, che devo dire che aveva qualcosa in più di noi, al di là di quello che poi l'arbitro, se c'era il rigore o non c'era, però penso che la partita già aveva avuto un senso. Con l'Amici del Borgo, penso, partita immeritata, partita che la potevamo vincere, però purtroppo nel calcio, anche quando meriti di vincere, perdi. Lì la follia di persone esterne ha giocato un ruolo importante, e spero che quello non si ripeta mai più, perché con ragazzi di quell'età la prima cosa è divertirsi e educare. Benissimo. Mister, voglio sottolineare e le chiedo anche un suo intervento. Praticamente noi abbiamo dei ragazzi anche di un'età abbastanza, sono degli adolescenti, quindi hanno altri impegni oltre allo sport e il calcio, e io vedo che c'è un grande impegno da parte di questi ragazzi, è vero? Un grandissimo impegno. Noi abbiamo una rosa di, fino adesso, di 8 giocatori, ma in questo mese, a fine di questo mese, aggiungeranno altri 2-3 ragazzi, quindi arriveremo a 11 ragazzi. Ma devo dire che da settembre a oggi il gruppo, gli otto giocatori che fanno parte di questa rosa, si stanno allenando in continuazione, sono sempre presenti negli allenamenti, e questo li devo ringraziare per la loro disponibilità che mettono nel seguirmi durante gli allenamenti. Mister, allora cosa dire? Io spero che continui sempre così, perché vedo che sta facendo bene. Niente, io la ringrazio. Naturalmente adesso dobbiamo fare una vittoria in casa domenica, perché adesso vinciamo troppo in trasferta. Quindi dobbiamo dire ai tifosi di non venire. Dobbiamo cercare di vincere in casa adesso, perché ci manca la vittoria in casa, anche per dare quel morale ai ragazzi e alla società, e anche ai nostri tifosi. Naturalmente io scherzavo prima, e i tifosi devono venire, ne devono venire in tanti. E loro limiti. Sempre. Allora, forza Castrum. Ok, sempre, continuiamo così. Grazie, mister. Grazie a voi.